Lo strumento si chiama dulcimer o suono dolce. E logicamente, cioè, lo usavano i cantastorie nel 1100, 1200, 1200, in quell'epoca là, fra il passaggio romanico, gotico, no? C'è quel passaggio che è bellissimo, quel momento storico, perché la gente era anche più vicina a Dio, proprio. Non vivevano tanto, vivevano 35-40 anni, era la lunghezza, però bei, completi. Strumento modale, è uno strumento modale, cioè fatto con... Allora, uno strumento celtico, celta, quindi del medioevale, tavola armonica, abete rosso. Questa è la parte più importante, come il violino, la tavola armonica, abete rosso, acero frisé, le fasce e la schiena, listello di bosso a metà con l'unione nei lati, manico in ulivo e anche il retro per il ritorno. La parte della tastiera in ebano, con fasce in noce e listello di acero bianco, le chiavi di violino per l'uscita del suono, come nei violini, doppia chiave di violino. I piroli sono in sorbo, tutto fatto a mano nel 1982, quando è nato mio figlio, il primo figlio che ho avuto, fatto questo strumento qua. E adesso ti dico quello che sei, quello che sei. Allora è anche uno strumento da meditazione, questo, un po' come il sitar, difatti c'è un po' dell'indiano anche, se guardi. Senti che c'è anche...